che è la presidente dell'associazione Performa. Grazie. Buonasera a tutti, benvenuti. Io questa sera esprimo la mia gioia in due vesti diverse, una come collaboratrice e responsabile del centro di Fano affiliato al centro del professor Nardone di Arezzo, quindi come psicoterapeuta, e l'altra veste è quella appunto di presidente di questa associazione culturale che è giovane, è nata da poco, però già può mettere nel curriculum la collaborazione per l'organizzazione di una serata come questa, quindi a livello culturale siamo già contenti perché aspettavamo questo evento per poterlo promuovere. Io vorrei fare una serie di ringraziamenti a tutti coloro che hanno contribuito all'organizzazione di questa serata. Quindi, prima di tutto ringrazio il Centro di Terapia Strategica di Arezzo, diretto dal professor Nardone, Onde Libera TV per le riprese della serata, Radio Fano per l'intervista che ha concesso al professore per diciamo, la presentazione dell'evento, la redazione di Vivere Pesaro, tutti i miei collaboratori e soci dell'associazione Performart, la dottoressa Zebaldi, che è la mia collega, e ovviamente tutti voi per essere qui a partecipare a questa serata e ovviamente senza il professore allora tutto questo non era possibile, quindi il ringraziamento principale va al professore che si è affezionato a noi e quindi ci stiamo aiutando bene perché tutti gli anni ci sta venendo a trovare, quindi continuiamo a sperare nelle sue visite annuali. Grazie professore, grazie, buona serata e buon ascolto. Passo la parola alla mia collega, la dottoressa Barbi. Allora, giusto due minuti. Funziona? Devi accendere il microfono. Adesso sì. Sì. Ecco. Allora, giusto una piccola riflessione per rubare solo due minuti alla serata. La piccola riflessione, quando ho pensato pensavo a questa conferenza, mi è venuta in mente quando da bambina mi dicevo non avevo paura del buio ma della luce. Io mi immaginavo che nella notte potesse venire una sorta di strega con gli occhi bucati e che rubava i piedi ai bambini. E allora che cosa facevo? Cercavo di coprire sempre tutto ben bene, soprattutto i piedi ma anche tutte le parti del corpo, per fare in modo che non mi trovasse. Però non funzionava perché da sotto le coperte le ombre mi parevano più gigantesche, mi sembrava che tutto fosse distorto. E allora che cosa ho cominciato a fare? Ho cominciato a prendere il cuscino e scendendo dal letto, mettermi sotto il letto, coperta dal collo in giù, dal letto, che era molto più difficile da scoperchiare rispetto alle coperte, e in modo tale da poter controllare che tutto fosse a posto avendo la testa fuori. Però i pensieri continuavano, e allora non so come ho cominciato a farlo, ho cominciato a inventare ogni sera una piccola storia, una storia che era in realtà una piccola storia dell'orrore, dove arrivava la strega e ogni volta irrimediabilmente mi rubava i piedi. Però giorno dopo giorno, non sapevo neanche io come potesse succedere, succedeva che la storia si modificava e caduta dopo caduta dopo caduta dopo perdita dei piedi, alla fine ho cominciato a vincere. E queste storie sono diventate per me una sorta di storia della buonanotte. E quello che io credo sia stato il primo passo per cominciare a considerare la paura come una delle cose di cui effettivamente non ho paura. E riprendendo, questa è la cosa che mi piace di più, le parole del professor Nardone in un'intervista fatta ultimamente, arrivare a considerare, come mi auguro che a tutti voi succeda se non è già successo, a considerare la paura veramente una fortuna. Io ringrazio il professore per essere qui, ringrazio tutti voi per essere qui e vi auguro veramente un'ottima serata. Grazie a tutti. Bene. Grazie a tutti per essere qua, sono contento di essere per la terza volta da queste parti, quarta, ho perso un pezzo. Beh. Allora, mi piace iniziare dicendo che sembra banale, ma la paura viene prima e dopo di ogni cosa. E non è così banale perché viene sottovalutato. Non esiste emozione, percezione,
o ancora prima sensazione così dilagante come la paura. È la nostra più importante emozione perché ci stimola a reagire in millesimi di secondo rispondendo, per esempio, se si inciampa per le scale riprendendo l'equilibrio, o se ci attraversa un animale mentre guidiamo frenando o schivandolo. E badate bene, non esiste nessun'altra nostra percezione interna o esterna che permetta di reagire con tale velocità e tale precisione. Al tempo stesso, proprio per queste sue caratteristiche, quando la paura ci aggredisce, diventa qualcosa che devasta ogni altra cosa. Quindi viene prima e dopo di tutto. È ciò che spaventa di più, non è un caso. Anzi, come tratteremo stasera, la cosa che spaventa di più è quando la paura va oltre se stessa e da risorsa si trasforma in grande limite e diventa panico. Ma vedremo che il panico è la forma estremizzata di paura patologica, ma guai a trattare la paura fin dall'inizio come qualche cosa di patologico per definizione. Vedete, benché, come vi ho spiegato, è la nostra percezione e emozione più importante, non gode di grande successo, perché la maggioranza degli esseri umani teme la paura, non ne vuole parlare, pensa sempre che la paura sia qualcosa che ci limita. Ma in realtà, come scrivevano già gli antichi, in particolare nell'Eneide, Virgilio scrive: fu la paura a renderla audace. E più delle volte le cose più audaci in natura vengono fatte grazie alla paura. Sapete, noi chiamiamo il leone coraggioso, ma il leone vive di paura, non di coraggio. In natura il coraggio non esiste, esiste solo la paura, che fa fare cose coraggiose a tanti animali. Se il leone non si trova da mangiare, muore di fame. E siccome il 50% dei suoi attacchi sono fallimentari, si deve dare molto da fare grazie alla paura. Pertanto, prima di tutto rivalutiamo questa amica vissuta troppo frequentemente come nemica, che è la paura. Senza la paura noi non vivremmo a lungo, non saremmo in grado di migliorare noi stessi, perché, come recita un koan giapponese, la paura di non essere all'altezza ci fa fare uno scalino in più ogni giorno. Senza il timore di non essere all'altezza non avremmo la spinta a migliorarci. E potrei parlare molto a lungo di come la paura sia di aiuto molto più che di danno, ma questo devierebbe l'argomento di questa sera. Mentre invece c'è un'altra citazione antica che io amo utilizzare. È una tavola sumera dove veniva recitato: la paura evitata diventa timor panico, la paura guardata in faccia si trasforma in coraggio. E questo è il tema di questa sera. Ovvero, come quando la paura diventa patologia, diventa qualcosa che ci travolge, ci sconvolge, ci devasta, possa essere trasformata in coraggio solo e soltanto se noi riusciamo a fronteggiarla, ad affrontarla. E qui viene il punto fondamentale: come si fa a fare questo? Perché è troppo facile dire non avere paura. Al di là che ogni ingiunzione che inizia con un non è già fallimentare, ma dire a qualcheduno non avere paura è il modo migliore per fare sì che lui abbia ancora più paura. Anche perché se non ho gli strumenti per fronteggiare la paura, se ci provo sarà solo un atto suicidario. Non si può andare in battaglia senza essere preparati al combattimento. Diventa non un atto di coraggio, un atto di incoscienza. E questo molto frequentemente purtroppo viene indicato come se fosse uno sforzo di volontà superare una paura. Sapete, di fronte a una paura che veramente attanaglia, come scrive uno degli autori che lo amo di più, Choran, gli argomenti della ragione sono altrettanto inefficaci dei sotterfugi della speranza. Nei ragionamenti, nella speranza funzionano. Perché
la paura necessita di qualche altro strumento da parte degli esseri umani per essere trasformata in coraggio. Ma se noi parliamo di paura e di paure che diventano disturbo, fino a diventare una patologia, fino a diventare il disturbo più importante che esista. La sindrome d'attacchi di panico nel 2000 è stata definita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità la patologia più importante esistente, perché colpisce più del 20% delle persone nel mondo. Non esiste nessun'altra patologia o malattia che abbia una così alta frequenza. Non solo, è una patologia importante perché quando non è superata tende a invalidare la vita delle persone. Chi soffre di attacchi di panico, se è una forma severa, non riesce pressoché a fare nulla nella vita, perché non riesce a stare da solo, come non riesce a stare in mezzo alla gente, non riesce a allontanarsi, come non riesce a isolarsi. Pertanto, come vedete, quella che è la nostra emozione più importante, quando è estremizzata come patologia, diventa il disturbo più importante. Una cosa che va chiarita è che questo disturbo molto frequentemente è confuso, e spesso, siccome è diventata una delle diagnosi più popolari, tu hai attacchi di panico, tu hai il panico, ormai si dice anche i bambini lo dicono alla mamma, viene confuso spesso con altre cose che sono molto più lievi o decisamente differenti. Il panico è qualche cosa che ha delle caratteristiche, come vedremo, precise, che si manifesta anche in maniera diversa, ma la sua esplosione sintomatica più o meno è sempre la stessa. Se qualcuno di voi ha mai provato questa sensazione, sa che è una sorta di tempesta elettrica che attraversa l'organismo, il corpo e la mente in pochi attimi, lasciandola poi devastata, inerme. Quindi guai a pensare che se io sto 10, 20 minuti, 30 minuti con l'ansia ho un attacco di panico. No, quella è solo una crisi d'ansia o un'ansia elevata. L'attacco di panico è qualcosa di devastante, rapido, che come arriva se ne va, è uno tsunami psicologico. E proprio per questa ragione che è anche così temuto, perché quando è partito quasi nulla riesce a interromperlo, ma si esaurisce spontaneamente. Soltanto che se si esaurisce spontaneamente dopo aver esploso tutta la sua potenza, diventa veramente qualcosa che lascia completamente devastati. E badate bene, si può avere attacco di panico pressoché per qualunque forma di paura, perché si pensa: io ho attacco di panico solo perché ho paura di morire. Niente di più sbagliato. La paura di morire è una delle forme d'attacco di panico. Io posso avere paura di impazzire e ho attacco di panico. Posso avere paura di uccidere il mio bambino e ho attacco di panico. Posso avere paura di essere abbandonato dall'uomo o dalla donna che amo e ho attacco di panico. Posso avere il terrore di essere contagiato dai neutrini, come una mia vecchia paziente, bene, e ho attacco di panico. Ci sono tante modalità per cui si arriva all'attacco di panico, perché l'attacco di panico è l'espressione sintomatica acuta di tutta una forma di diverse patologie, non solo di un disturbo fobico. Certo, c'è differenza quando si esprime come acuzie di disturbo di un'altra forma di patologia, da quando invece è un disturbo fobico ossessivo puro, che è proprio la forma più pura di disturbo da panico. Vi racconto come io sono entrato in contatto con il panico, perché è una storia ormai quasi antica, perché sono solito dire, quando parlo, sono 20 anni che faccio questo mestiere, intanto ne sono passati altri 10, ora devo dire sono 30 anni che faccio questo mestiere, e forse anche un po' di più. E
io ho iniziato a fare questo mestiere proprio occupandomi del disturbi fobici ossessivi, quindi degli attacchi di panico e del disturbo ossessivo compulsivo, nel lontano 1985. Io ero andato in quel della California, Palo Alto, a imparare il metodo della terapia breve dai maestri Paul Watzlawick e John Wickland, che poi sono stati i miei supervisori in questo progetto di ricerca. E la cosa che mi aveva incuriosito di più è che, benché nel centro Mental Research Institute di Palo Alto si studiassero terapie per tutta una serie di patologie, gli attacchi di panico, i disturbi ossessivi compulsivi erano ben poco studiati. Loro ne vedevano pochi perché nella tradizione che ha reso famoso quell'istituto c'era soprattutto il trattamento dei disturbi schizofrenici, dei disturbi psicotici, e pertanto vedevano pochi pazienti di questo tipo. Mentre io, tornando in Italia e lavorando in Italia, i pazienti che vedevo di più erano proprio di questo tipo fin dal lontano 1985. Ma badate bene, è evidente, tuttora se uno fa la nostra professione, il 70% dei pazienti che riceve sono nell'area fobica ossessiva, perché sono le patologie più importanti. Se voi sommate gli attacchi di panico, il disturbo ossessivo compulsivo, le forme fobiche di altro tipo, la patofobia, l'ipocondria, voi arrivate al 50% delle persone. Quindi in questa sala ci sono circa 300 persone, 150 persone almeno soffrono di un disturbo fobico ossessivo in una forma più o meno severa, forma lieve, media, severa. Sapete che a me è successa una cosa simpaticissima. Molti anni fa ero in un'isola delle Maldive a fare una sorta di prestazione per una multinazionale, dovevo stare una settimana lì e con i loro migliori 50 clienti un giorno fare una semplice conferenza, ero l'intrattenitore, e quindi così mi avevano ospitato per una settimana in un posto bellissimo, e erano 50 persone che venivano da tutto il mondo. Io parlo di problemi di ansia, paura, fobia, ok, anche in quel caso puntualmente il 20%, 10 di loro avevano un disturbo fobico e hanno chiesto aiuto. Quindi ovunque andate, pensate, la percentuale è quella e si replica. Quindi non volevo offendere nessuno dicendo che qui una buona parte sicuramente è molto interessata a quello di cui io parlerò, di cui tratto. E quando io ho cominciato a occuparmi di questo problema, la cosa che abbiamo iniziato a fare studiando da un punto di vista proprio di ricerca empirica era quali sono le caratteristiche specifiche del comportamento e dell'atteggiamento, quindi di quello che sente, di quello che gli viene da fare, di quello che agisce, della persona che soffre di questo disturbo. E quello che sembrò immediatamente stupefacente, ma poi la sorpresa rientrò perché studiando mi ero accorto semplicemente che forse mi mancava qualche pezzo di studio precedente, ovvero tutti coloro che soffrono un disturbo fobico o fobico ossessivo mettono in atto tre tipologie di azione: evitano tutto ciò che li spaventa, chiedono aiuto e rassicurazione e tendono a voler controllare le proprie reazioni, finendo per perderne il controllo. In modo ancora più chiaro, quando sentono paura, sentono che il cuore batte forte, la respirazione diventa affannosa, la testa comincia ad andare una sorta di fibrillazione perché l'elettricità scorre troppo veloce, cercano di reprimere queste reazioni, ma più cercano di reprimerle con la mente, più il corpo parte. E come poi nel 2003 i primi studi fatti con lo scanner neuropsicologico e con gli studi neuroscientifici, quindi seguendo con la risonanza magnetica di contrasto cosa succede nella nostra mente quando c'è un attacco di panico, si è proprio dimostrato che ci sono due meccanismi che scattano. Da una parte arriva la percezione fobica che va a colpire subito la nostra mente antica, il paleoencefalo, quindi quelle zone che sono amigdala, ippocampo, corpus cerebellus,
che reagiscono in millesimi di secondi e che danno immediatamente alla nostra periferia la risposta. E quindi, per dare una risposta, fanno attivare quello che, studiando poi un po' meglio la psicologia sperimentale, ma non solo l'antropologia, è la reazione di fight or flight, o fuggo o combatto. Poi, negli anni, si è anche giunti a rilevare mi congelo, il freezing, perché la risposta di fronte a una paura intensa a livello proprio psicofisiologico è di questo tipo: o scappo, o combatto, o mi congelo, rimango bloccato. Osservando appunto le persone che soffrivano di questo disturbo, studiandone le reazioni, le risposte, le percezioni, appariva evidente come le loro caratteristiche, che si ripetevano in tante persone differenti, sto parlando all'inizio di decine di persone studiate, poi sono diventate centinaia, poi negli anni sono diventate migliaia, ormai sono decine di migliaia, e quelle trattate in tutto il mondo ormai superano i milioni di casi. Ma la cosa interessante era proprio vedere come la persona, quando parte il drive che attiva la risposta della mente antica, che parte in millesimi di secondi, poi riceve la sensazione a livello di corteccia, di coscienza, più tardi. Quando la persona si accorge a livello di ragione dello stimolo della paura che è già partita, non si spaventa più della paura, ma si spaventa delle reazioni fuori controllo del suo organismo. Cerca di controllare quelle reazioni, più cerca di controllarle, più ne perde il controllo, fino al tilt psicofisiologico che è l'attacco di panico. Ovviamente, per arrivare a questo, prima di solito c'è stata una sequenza in cui la persona ha evitato tutto ciò che lo spaventava, e più ha evitato, più ha aumentato la paura, perché ogni forma di evitamento conferma che se io avessi affrontato la cosa non sarei stato in grado, e mi conferma e mi fa aumentare la paura. Così come di solito queste persone per un certo periodo hanno chiesto continuamente rassicurazione e aiuto agli altri, confermando ancora di più la loro incapacità, fino a diventare totalmente incapaci. Ora, la cosa curiosa è che in quegli anni, studiando e sperimentando le tecniche di intervento terapeutico, poi era venuto fuori quello che la ricerca di base in psicologia fisiologica, in psicologia della persona, della percezione, aveva già evidenziato. Tutti i fobici evitano e chiedono aiuto. Però la ricerca non aveva mai evidenziato il paradosso psicofisiologico del tentativo di controllo che fa perdere il controllo, che diventa il tratto essenziale del disturbo d'attacchi di panico severo. Perché mentre la persona puramente fobica evita ciò che lo spaventa, quindi non viene in mezzo a una folla se ha paura della folla, non salirebbe mai sul palcoscenico se ha paura di parlare in pubblico, oppure se è costretto a farlo si porta un protettore pronto a intervenire per aiutarlo, ma qui siamo nella, come dire, forma di disturbo prettamente fobico. Ma per arrivare al panico vero e proprio serve quel tratto che noi definiamo un pochettino più ossessivo del tentativo di controllare le proprie reazioni, cercando di reprimerle e facendo in modo che così aumentano fino a perderne il controllo. L'attacco di panico è la sensazione di perdita di controllo che può far avere la paura di morire in quel momento, la paura di impazzire, fare cose fuori da qualunque lucidità. Questo è un attacco di panico. Quindi, come vedete, l'attacco di panico non è una semplice paura, è una costruzione più complessa e che non viene mai, come purtroppo molti colleghi sostengono, perché c'è un trauma. Le ricerche fatte dimostrano che solo una piccola percentuale, sotto il 10% di persone, diventano panicanti perché hanno avuto un trauma. Il più delle volte il panico è una costruzione progressiva, parte da un comportamento fobico di evitamento, di richiesta di rassicurazione
di aiuto, di tentativo di controllo delle proprie reazioni, finché gradatamente la cosa costruisce quella sorta di trappola dentro cui la persona rimane imprigionata e non riesce a uscirne. Pertanto, come vedete, parlare di panico non è semplicemente dire esiste la paura del tal animale, la paura dei ragni, degli insetti, dei piccioni, dei cani, o esiste la paura dell'infarto, o esiste la paura di impazzire, ma è un meccanismo che si struttura sulla base di qualunque forma di paura. Questa è la cosa più importante. Tutto il lavoro fatto in quegli anni e portato avanti in questi 30 anni mostra che io posso diventare panicante di qualunque cosa. Allora vi faccio l'esempio più usuale. Io al momento attuale ho perso il conto di quante conferenze, seminari, lezioni ho fatto in giro per il mondo, quindi si suppone che io non abbia la paura di parlare in pubblico. Ma vi posso assicurare che se io mettessi in atto il copione che ora vi spiego, entro 6 mesi potrei costruirmi una sindrome d'attacco di panico nel parlare in pubblico. Basterebbe che adesso, per esempio, mentre parlo con voi, ascolto il mio cuore e dico, è tutto a posto? Oppure, sono caldo, forse c'è qualcosa che non va? Oppure, sento un formicolio al braccio sinistro, forse comincia a svilupparsi un processo infartuale? Bene, questo dubbio è io che comincio a parlare con voi, mentre parlo mi ascolto e comincio a avere il disagio e continuo a parlare, arrivo in fondo a questa conferenza, ma dentro di me si comincia a installare il dubbio. Potevo davvero sentirmi male. La prossima settimana, anzi fra 4 giorni devo fare una nuova conferenza e penso, però lì sono stato mica tanto bene, che ne pensi se non ci vai? No, non puoi fare una brutta figura così. Però forse, sai cosa, mi porto uno dei miei migliori allievi, anzi la mia migliore allieva accanto, e dico, la presento, sapete, la mia assistente, e io dico a lei, guarda, se tu mi vedi che io ti cedo la parola, parla tu. E quindi ho chiesto aiuto, mi sono tutelato. Questa tutela che io chiedo e ricevo mi fa non del bene, ma molto del male, perché se lì per lì mi sento rassicurato, mi fa venire la conferma che avrei potuto sentirmi male e che potrò sentirmi male cedere la parola. Di nuovo faccio la conferenza con l'angelo custode, comincio a sentire un po' più di disagio, magari comincio a sentire che la voce diventa di gola, non parlo più profondamente, oppure accelero il ritmo perché ho voglia di finire presto, non riesco più a modulare in modo musicale la voce, a usare i bassi, gli alti, i toni suggestivi, voglio arrivare in fondo prima. Arrivo in fondo, va tutto bene, esco di lì e comincio a avere ancora più il dubbio. Questa volta ci sono andato vicino, però ho resistito, non ho dato la parola a lei. La settimana dopo ho un'altra conferenza e comincio a pensare, ma forse sarebbe meglio che la spostassi, magari mi rilasso, stacco un po' con l'esposizione in pubblico, così non rischio, e dico no, devo andare. Poi quando arrivo comincio a sentire che fin dall'inizio che il cuore boom, boom, la respirazione me la sento qua, non sono più capace di mandare l'aria nel basso ventre, la voce mi viene metallica, rigida, parlo veloce, non riesco a scandire il ritmo, sto entrando nella sensazione spaventosa. E magari dico, senti, inizia tu, poi io intervengo, delego, mi faccio aiutare. Basterebbe questo processo per fare sì che la volta dopo, do forfè. E se comincio a evitare, vi posso assicurare che nell'arco di poche settimane si costruisce
un attacco di panico, una volta che dovrò parlare in pubblico non potrò evitarlo. Questo non per spaventarvi, ma per dimostrarvi come l'attacco di panico è una costruzione progressiva fino alla sua esplosione. Ma proprio perché è una costruzione, come si struttura, può essere destrutturata. Il mio lavoro in questi 30 anni ha avuto molti orientamenti di ricerca e di intervento, ma quello sulla paura patologica è stato di sicuro il più importante, perché è stato il lavoro applicato a più casi e il lavoro con anche il successo riguardo a efficacia e efficienza più elevato. E lo studio dei metodi per destrutturare l'attacco di panico è stato anche il modo per imparare a conoscere come un attacco di panico funziona. Sapete che la soglia più avanzata di metodologia della ricerca è conoscere un problema attraverso la sua soluzione. L'unico modo per conoscere davvero come funziona un fenomeno, si dice nelle scienze più pure come la fisica, è saperne riprodurne l'effetto. Avete visto tutti, per studiare il bosone si è fatto l'acceleratore al CERN producendo la stessa cosa che si ipotizza sia successa con il Big Bang. Quindi impossessarsi di un fenomeno, saperlo riprodurre, è il fondamento della ricerca sperimentale. Ma oltre questo c'è un livello ancora superiore. Oltre a saperlo riprodurre, io devo saperlo cambiare strategicamente. Quindi se io metto a punto le strategie, gli strumenti per fare sì che io risolvo un problema dello stesso tipo su tante persone differenti, usando gli stessi metodi, la struttura del metodo mi spiega la struttura del problema. Quindi la struttura della terapia efficace messa a punto sui disturbi da panico ha spiegato negli anni, nei decenni, anche il funzionamento del problema. E pensate che in quel lontano 1985, quando io ho cominciato a studiare questi problemi e a vedere come le persone avevano questa triade di comportamenti e di rappresentazioni mentali dello stesso tipo, sono state messe a punto delle strategie specifiche per sbloccare ognuna delle tre tipologie di reazione alla paura. Per ciò che riguarda l'evitamento, è stata messa a punto una forma di comunicazione, si chiama tecnicamente ristrutturazione, che faccia venire la paura di evitare invece che la paura di esporsi. Sapete, con una serie di domande si guida la persona a sperimentare effettivamente che ogni volta che evita una situazione che lo spaventa, la paura aumenta invece che diminuire. Lì per lì si sente salva, ma dopo ha la conferma della sua incapacità, la volta dopo sarà ancora più pericoloso, sperimenterà ancora più incapacità, la volta dopo ancora di più, finché non sarà più capace di esporsi. Così come si ristruttura da un punto di vista logico nella stessa maniera la richiesta di aiuto. Se io chiedo rassicurazione e aiuto, ogni volta che la chiedo, lì per lì mi sento rassicurato e protetto. Ma di nuovo, non è farina del mio sacco. E quindi, se per essere rassicurato ho bisogno dell'aiuto di un altro, vuol dire che io sono incapace. Quindi, più io faccio questo, più mi rassicuro sul momento, più divento insicuro dopo. E se io continuo a fare questa cosa, aumenterò la mia paura invece di diminuirla. Tanto che, come abbiamo detto all'inizio, la combinazione delle due psicotrappole, evitamento e richiesta d'aiuto, costruisce un disturbo fobico. Rispetto al tentativo di controllare le proprie reazioni, che conduce alla perdita di controllo, la tecnica che è stata messa a punto, che badate bene adesso è la tecnica dichiarata come la tecnica elettiva per gli attacchi di panico in tutti i manuali più importanti di trattamento psicologico e psichiatrico,
che è una tecnica paradossale, noi l'abbiamo nominata la tecnica della peggiore fantasia, è guidare le persone a costruire un aumento, un incremento con la forza di volontà del disturbo in corso fino a portarlo alla sua saturazione. Nel mondo orientale si dice spegnere il fuoco aggiungendo la legna. Di nuovo l'autore che io amo, Choran, dice: la paura sospinta si satura nei suoi stessi eccessi, collassa su di sé. Però bisogna far sperimentare le persone in modo rassicurato prima, non buttandogli lo sbaraglio, che se si sforzano di aumentare la paura finiscono per azzerarla. E allora è stata messa a punto una procedura per fasi, dove prima si mette la persona in una situazione protetta a casa, in camera, in un posto sicuro, però da sola, a evocare volontariamente tutte le sue peggiori paure, a calarsi nel fondo più cupo dell'abisso di terrore e sperimentare che più cerca la paura meno la trova. La mente fugge altrove, la mente si rifiuta, ma non è che la persona non è capace, anzi, di solito quando tornano i pazienti dopo che gli abbiamo dato questa prescrizione, la mezz'ora di peggiore fantasia, sono stupefatti, pensano di non essere stati bravi. Solo quando noi gli diciamo: guardi, gliel'abbiamo prescritto, non gli abbiamo spiegato l'effetto prima perché siamo tutti piccoli San Tommaso, se non tocchiamo non crediamo, dovevamo farglielo toccare con mano per credere, che più lei evoca la paura, più la aumenta, più la riduce. Dopo che abbiamo creato questa, che tecnicamente si chiama esperienza emozionale correttiva, la persona può credere e si applica nell'imparare a usare questa cosa. Questo evento casuale pianificato, come lo chiamiamo noi perché è casuale per il paziente, pianificato per il terapeuta, fa scoprire alla persona qualcosa che prima non poteva contemplare. Se io aumento volontariamente la paura, la porto alla sua saturazione. Poi addestriamo la persona a fare questo esercizio durante la giornata, in momenti precisi, ogni 3 ore, ovunque le sia, chiunque ci sia, proprio per sperimentare che più dà la caccia la paura, meno la paura dà la caccia a lei. Quando la persona ha imparato a evocare di più la paura per ridurne gli effetti, la mandiamo a esporsi, a fronteggiare tutte le sue situazioni di paura, esorcizzando una a una queste situazioni e diventando padroni dei demoni invece che vittime dei demoni. E pensate che appunto questa tecnica adesso è stata applicata in questi decenni davvero a milioni di persone in tutto il mondo con un'efficacia enorme, tanto che, ripeto, gli approcci che si sono dimostrati efficaci ed efficienti sul disturbo da panico, che poi in realtà sono solo due, l'approccio cognitivo comportamentale, quello di Beck, e la terapia breve strategica elaborata da Paul Watson, che da me è evoluta, sono gli unici due approcci che garantiscono reale efficacia ed efficienza nel disturbo da panico nell'arco di mesi, e entrambi utilizzano la tecnica dell'evocazione paradossale della paura per azzerare la paura. Pensate che quando io ho messo a punto questa tecnica nel 1988, in realtà non mi ha ispirato nessuno studio clinico, ma mi ha ispirato un filosofo stoico, forse il più famoso, Seneca. Seneca, quando fu condannato a morte, fu mandato in esilio all'isola d'Elba in attesa dell'esecuzione della condanna, e lui cita che in quei giorni pensava volontariamente, quotidianamente, a come sarebbe stato ucciso dopo sofferta tortura sotto ordine dell'imperatore Caligola che l'aveva condannato. E così si predispose a una morte che fu davvero dignitosa e stoica, visto che fu condannato a suicidarsi tagliandosi le vene, e siccome lui era vecchio, dalle vene non usciva grande sangue, la tortura si è prolungata finché lui stesso ha detto: guardate, immergetemi nell'acqua calda così si dilatano le vene, me le taglio nelle caviglie, nei polsi, e forse riuscirò a morire.
pensate, la crudeltà di Caligola fu che prima di condannare lui a suicidarsi fece eseguire la condanna su sua moglie davanti ai suoi occhi. Eppure Caligola, Seneca, grazie al pensare volontariamente al peggio, riuscì a affrontare con quello che viene chiamato coraggio stoico la situazione. E ci sono tanti altri esempi di questo tipo nella nostra storia. Pertanto venne in mente come sarebbe veramente utile insegnare a chi soffre di un disturbo da panico a evocare volontariamente la paura di più per portarla alla sua saturazione fino a farla collassare. Quindi, come vedete, è stato proprio lo studio prima osservativo di come funziona una dinamica fobica ossessiva, poi la messa a punto delle strategie per risolverla, che poi hanno confermato come il disturbo si struttura e come, grazie a una tecnica che calza alla sua struttura, possa essere condotto a soluzione. Come il titolo di un libro che ho pubblicato su questo tema 10 anni fa, come vedete, non c'è notte che non veda il giorno, con le parole di Shakespeare. Vorrei lasciare spazio alle vostre domande, grazie. Prego. Volevo fare una piccola riflessione sul mio caso. Io pensavo a questo punto di soffrire di attacchi di panico, ma se mi trovo adesso forse non è proprio così. Io ho cominciato nel 92 dopo la morte di mio papà, e dopo un paio di mesi, durante il giorno, ho avuto questo sensazione di terrore senza nessun motivo. Mi sono ripigliata subito in questo momento senza sapere cosa era successo. Poi, qualche mese dopo, di notte, alle 2 di notte, a quel momento, o di notte alle 2, mi svegliavo in preda al panico, in questa modalità. Però all'epoca il panico arrivava e poi se ne andava subito, subito dentro mezz'ora, tre quarti d'ora, a qualche ripresa, arrivava, andava, tornava, andava, eccetera. Negli anni ho cominciato a, senza nessun tipo di aiuto, diciamo così, ho cominciato a riconoscere il panico come una persona, l'ho identificato, l'ho accettato e l'ho accolto ogni volta che arrivava. Per molti anni non ho più avuto panico. Succede da 2 mesi a questa parte, invece, una cosa diversa. Sono a letto, sto per entrare nel sonno. Nel momento in cui c'è quell'atto in cui tu sei sveglio, poi passi nel sonno, io torno indietro e non dormo più. E questo già da 2 mesi che non dormo più di notte, proprio più. Quando io sono stanchissima, vorrei capire dappertutto, ma ogni volta mi si chiude un po' il naso, c'è una bella respirazione, e da quel momento non riesco più a passare nel sonno, ma torno indietro. E quell'atto in cui io sento che non passo nel sonno, mi trovo quel panico lì. Ok, allora, grazie di aver esposto davanti a tutti questa cosa. Perché ci vuole coraggio? Quindi, lei è una persona che ha trasformato la paura in coraggio, e già questo è importante. Ma quello che lei ha riflettuto è molto importante. Quello che lei ha descritto, che è successo dopo la morte precoce di suo padre, ha ben poco a che fare con il panico. Era un'altra forma di risposta a una sofferenza. Molto spesso la nostra mente, quando una sofferenza insopportabile, costruisce un'altra sofferenza più sopportabile che ci aiuta a sopportare l'insopportabile. Poi lei ha fatto qualcosa di interessante quando ha reificato la paura, l'ha trasformata in un personaggio, no? E ha cominciato a
evitare di farsi aggredire dal personaggio. È stata ferma, quindi cosa ha fatto? L'ha accettato, ha evitato di combattere, quindi ha evitato di fare quel tentativo di controllo che fa perdere il controllo, e per questo in tutti gli anni è stata bene. Ora, il fenomeno che lei ci descrive del sonno non è panico, è di nuovo il voler controllare razionalmente un processo spontaneo. Quando io passo dal momento in cui mi intorpidisco fino al sonno, naturalmente mi lascio andare al dolce sonno. Se in quel momento io voglio controllare quel processo, rendo la spontaneità non più spontanea, artificiosa, e quindi ne blocco la naturale evoluzione. Più cerca di controllare il suo addormentarsi, più lei non si addormenta. Quindi dovrebbe fare qualcosa di simile a quello che ha fatto a suo tempo quando ha dato un volto, un'immagine a quel demone. Adesso quando va a letto, lei immagina proprio il fatto che ci sarà questa sorta di demone che le impone di controllare il momento esatto in cui lei vuole addormentarsi, e lasci che venga di nuovo come un amico, non come un nemico, lo accetti. Guardi in faccia al suo demone e vedrà che lui l'aiuterà a addormentarsi. Facciamo arrivare? Sì, forse mi servono anche senza microfono, un pochino di controllo della voce. Vai, bravo. Allora, la domanda che volevo fare io è questa qua. Intanto buonasera, mi chiamo Luigi, e la domanda che le volevo fare è la seguente. Lei ha esposto, diciamo, un metodo che, se così si può definire, lo vandalizzo un po', un metodo un po' universale, nel senso qualcosa che avviene un po' per tutti, no? Un po' come se fosse una tecnica, diciamo, adattabile un po' ovunque. Ma il rischio di dire che già questa tecnica, come dire, esiste, non pone la persona, magari in questo caso me, che ho un problema rispetto a questa situazione, come dire, nella condizione di organizzarmi meglio, perché poi alla fine se lei dice qual è il trucco, poi io, una volta che ho capito che il trucco me lo metto in tasca, il trucco non mi funziona più, non so come spiegarmi. Invece mi sembra di aver capito che tutto sommato è un po' come un qualcosa che diciamo, quasi che funziona proprio perché è stata detta, mi dà posto questa idea, no? Perché sennò, cioè io lo dico perché, siccome vengo dal settore delle arti marziali per tanti anni, ho trovato delle similitudini con alcune didattiche che si usano quando invece bisogna imparare a combattere, bisogna superare alcune situazioni, ecco. Grazie. Grazie della domanda davvero stimolante. Allora, quando si usa una logica dei stratagemmi, che quindi ha molta affinità con le arti marziali, okay, ci sono due logiche fondamentali: lo stratagemma velato e lo stratagemma svelato. Lo stratagemma velato è quando io faccio una cosa di cui tu non ti accorgi e la scopri dopo. Si dice solcare il mare all'insaputa del cielo. Ti faccio sperimentare qualcosa senza avvertirti prima e tu scopri l'effetto dopo. Se arriva la persona che ha letto i miei libri, sai, i miei libri vengono venduti, si dice, e la maggioranza delle persone che arrivano da me hanno letto almeno uno, due, tre, quattro dei miei libri, e spesso arrivano e mi dicono: ma io conosco tutti i suoi trucchi, non funzioneranno su di me. E allora io uso lo stratagemma svelato e dico: beh, in realtà se lei li conosce funzioneranno ancora di più, dovremmo scoprire se lei ha l'effetto 1 o l'effetto 2. Cioè trasformo lo stratagemma in una profezia che si autorealizza, uso una logica differente che poi è un altro stratagemma ancora. Quindi se lei che ha il problema venisse da me e dice: l'ho sentito l'altra sera, ha spiegato tutto, e adesso come fa a sorprendermi? Io direi:
ma non c'è bisogno che la sorprenda, deve essere lei a scoprire se su di lei la tecnica della peggiore fantasia farà in modo che lei più la evoca più la paura non viene, oppure la evoca, arriva la paura, lei sta male ma concentra tutto lì e poi fuori non ha paura. Quale sarà delle due cose di lei? E quindi di nuovo. Testo croce, non si fugge questo punto. Esatto. Sono alternative di risposta previste. Perché si dice evento casuale pianificato? Perché deve essere casuale per il paziente, pianificato per il terapeuta strategico. Le strategie si costruiscono proprio con deliberato obiettivo da raggiungere, mettendo a punto le tecniche che garantiscono più efficacia per quel tipo di obiettivo. Non è un caso che lei ha trovato delle similarità, perché una delle fonti fondamentali che ispirano il pensiero strategico da sempre sta proprio nella filosofia dello stratagemma antico cinese, che va a coniugarsi con l'antica tradizione ellenica della retorica dei stratagemmi ellenici. Quindi ha sentito bene. Grazie. Prego. C'era prima una persona qua, però mi sembra, vero? Quella signora lì, quella sciocca rosa. Era la signora, no? Mi sembra sì. Che avesse. Ah, sì, prego. Ho detto rotto, un cazzo. No, volevo dire che venivo da lei quando era incinta. Non so se si ricorda. Sì. Quando era incinta io, e venivo da lei a Rezzo di 15 giorni. Infatti grazie a lei non ho preso una goccia, una medicina, niente, perché per le mie ansie, per le mie cose, le mie paure della pancia, non volevo quasi tirare avanti, all'inizio avevo detto che non volevo tirare avanti da quando stavo male. Quindi comunque 9 mesi da lei facevo quelle mezz'ore lì, invece di aver paura pensavo cosa fare da mangiare alla sera, pensavo che... cioè andava proprio via, i 9 mesi sono passati, e nada, c'ho 10 anni. Voglio dire, attenzione! ora non gli... ora gli scettici penseranno questa fa parte della clac, se l'è portata dietro. È una battuta autoironica, grazie della testimonianza, grazie. Allora, domanda? Volevo chiedere, di fronte a un disturbo ossessivo compulsivo che non necessariamente sfocia in un attacco di panico, ma che comunque crea ansia, paura, anche terrore, credo, lei ha detto che una delle cose più sbagliate è rassicurare la persona, dire stai tranquilla è la cosa più sbagliata, però di fronte a una persona che espone questo tipo di paura, l'altra persona dall'altra parte cosa può fare? Non deve fare niente? L'ascolta. Senza... L'ascolta e basta. L'accoglie, l'ascolta, ma evita di dare consigli e rassicurazioni, altrimenti l'aiuto si tramuta in danno. Ora, stasera non è l'argomento il disturbo ossessivo compulsivo, ma se vuole c'è anche un testo recente in cui si tratta di questo argomento in modo approfondito, ma anche nel disturbo ossessivo compulsivo, come nel disturbo da panico, una delle costanti che si osserva è la richiesta di rassicurazione e di coinvolgimento da parte delle persone intorno a chi ne soffre. Questo tipo di risposta da parte delle persone che vogliono bene alla persona che soffre è davvero quel sacrificio, quell'aiuto che va a alimentare il problema invece che ridurlo.
insegniamo alle persone a osservare senza intervenire e ascoltare senza replicare. Prego. Grazie, no, dicevo, sono nata della CRAC, ero venuta a Fano, ascoltarla quando era a Fano, e ero venuta a suo parlare perché ero veramente alla frutta, ero 20 anni, ma 20 anni erano poi 30, e, che soffrivo di attacchi di panico, e sono stata per 10-12 sedute da dottoressa Rescignone, passato. Quindi un'altra della classe, quella riportata a te questa, eh? Però un mese fa ho avuto un appuntamento da un dentista, ero terrorizzata, ho fatto una figura assurda, sono andata via con la guancia dove viene anestesia senza aver fatto niente, l'ho chiamata, mi ha detto come fare, vabbè sono andata, ci siamo viste, ci siamo salutate. E evocando la peggiore fantasia, dopo 10 giorni sono tornata al dentista, al momento si sente male il dentista e dice non la riconosco più, la faccia è quella ma lei non è più lei. Grazie. Vedete, questa tecnica, che ribadisco non è un'invenzione né mia né di Viktor Frankl né di Paul Watzlawick né di Milton Erickson, è una sapienza antica, è sorprendente perché appare un controsenso, riduci una cosa aumentandola, ma è solo a un'osservazione superficiale un controsenso, perché il senso lineare alle cose glielo danno gli uomini con le loro interpretazioni, e quindi si pensa, usando una logica lineare, che se io voglio ridurre una cosa devo togliere qualcosa, non aggiungere. Però non è un caso che in Oriente si usa l'immagine aggiungere la legna per soffocare il fuoco, e non è niente di non senso, perché se io aggiungo tanta legna tolgo l'ossigeno e il fuoco non brucia più. La paura funziona nello stesso modo. Se io volontariamente aumento la mia sensazione di paura, porto il mio organismo a quella che si chiama saturazione transmarginale, è un fenomeno che i psicobiologi conoscono molto bene. Quindi l'organismo si eccita, arriva a un punto dove, come nelle auto molto potenti abbiamo un limitatore di potenza quando si arriva sopra certi giri, il nostro organismo quando arriva sopra certi giri azzera i giri. Quindi non è un controsenso, è lo studio di come funziona la paura, di come funzioniamo noi come organismi psicofisiologici. È chiaro che questo va contro tutti i ben pensanti che dicono pensa positivo e la vita ti sorriderà. Provate a dire a uno che è terrorizzato pensa che non avrai paura, pensa positivo. Cioè, queste sono le attribuzioni che gli esseri umani hanno costruito nei secoli, sempre con l'illusione di dire siccome il ragionamento è razionale e lineare funzionerà, ma come vi ho illustrato prima, la ragione calza ben poco la paura, perché la paura non segue le logiche della ragione, della razionalità e nemmeno quelle della speranza. La paura è questa sensazione che noi possiamo trasformare in coraggio solo se la guardiamo in faccia e la incrementiamo volontariamente. Senza questo tipo di atteggiamento e comportamento la paura cresce, cresce e diventa un'ombra che si ingigantisce sempre di più finché si avvolge nella sua oscurità e ci travolge. Altre domande? Prego, un microfono laggiù. Io ho avuto dal 2008 gli attacchi, due per più gli attacchi di panico, poi diciamo ansia acuta. E penso, adesso sono in terapia da un po',
cognitivo comportamentale e ho anche paradossalmente fatto la moderatrice per un gruppo di accompagnamento per gli attacchi di panico con la vita. Pensate in che maniera, no? No, sto scherzando. Però lo scherzo. Quello che mi chiedevo è che comunque c'è cioè, un conto è la parte cognitiva, no? Quindi io mi dico ok, non si muove, non succede quello, non succede quell'altro, no? Fatti attraversare, accetta, però poi quando sei lì non è così semplice. Quindi allora lei sta toccando un punto fondamentale. E poi una cosa, scusi se mi interrompo, quando poi ti viene la paura della paura, che è classico, no? La famosa ansia del dissipatore, lì come fai? Okay. Perché combatti con qualcosa che non sai, non è che dici ho paura di svenire, ho paura di provare la paura, e cioè una cosa. Beh, direi che la forma più evoluta di panico è proprio la paura della paura. Perché non si ha più paura di qualcosa che è uno stimolo interno e esterno, ma paura della paura stessa che mi fa paura, ok? Si dice, no? Niente fa più paura della paura. Lei ha toccato due punti fondamentali. Il primo, che solo un lavoro cognitivo non funziona. Perché lavorare cognitivamente è lavorare con la corteccia, non il panico, sono il palioencefalo, non il telencefalo. Quindi se io pretendo con il telencefalo, con i miei ragionamenti corticali, di inibire e controllare il palioencefalo, perdo sempre. Anzi, è proprio quel controllo cognitivo che fa esasperare la reazione più emotiva fino a esasperarla. Ciò che distingue nettamente gli approcci cognitivi dalla terapia breve strategica è proprio il fatto che nell'approccio cognitivo si cerca di guidare la persona attraverso la ragione a fare una serie di cose che servono ad acquisire la capacità di gestire la paura. In un approccio strategico si usa un linguaggio suggestivo, si usano talvolta delle tecniche anche ipnotiche senza una trance ipnotica, il linguaggio persuasorio, si utilizzano degli stratagemmi che prima ti fanno sentire la cosa, poi te la fanno comprendere dopo. La processualità di una terapia strategica è prima produrre il cambiamento, poi la consapevolezza. Il contrario di quella cognitivo-comportamentale, dove prima tu crei la consapevolezza per poi rendere applicabile il cambiamento. E infatti la grande differenza sta proprio sia nei risultati di efficacia, ma soprattutto nei risultati di efficienza, ovvero nell'approccio strategico si ottengono risultati entro le prime 5 sedute, le persone si sbloccano totalmente dal panico, poi si consolida. In una terapia cognitiva comportamentale ci vogliono 6-8 mesi per ottenere dei risultati. Quindi sono due terapie efficaci, ma una è molto più efficiente dell'altra e anche più efficace da un punto di vista percentuale, okay? Proprio perché il metodo, utilizzando un linguaggio che lavora non solo sulla corteccia, ma va a toccare proprio il palioencefalo, quindi un linguaggio analogico, un linguaggio per immagini, un linguaggio che tocca le emozioni, fa sentire invece che spiegare, riesce a persuadere quella parte. In più c'è l'uso di tecniche che fanno sperimentare le cose per poi dopo divenire esplicate e spiegate ragionevolmente. Per questo la tecnica calza molto di più proprio al funzionamento della paura. Epicuro diceva, la natura non va mai forzata, va persuasa. Bene. Prego. Abbiamo esaurito tutti i dubbi? Ah, eccola qua. Microfono qua. Dico, prima con l'intervento è stato detto che nel caso in cui ci troviamo di fronte ad una persona che mi vuole valutare,
è giusto ascoltare, osservare e ascoltare. Però nel caso in cui abbia una persona cara, un amico, un conoscente, una persona e conoscendo appunto la vostra terapia strategica e l'efficacia di tutto questo, a me capita ultimamente, mi capita spesso, non vivo qua, vivo in una città più grande in cui ci sono persone che conosco, le quali casualmente mi dicono questo disturbo anche ultimamente, una persona anche attacchi di panico, e non mi chiede aiuto, però a me verrebbe in qualche modo la possibilità di andare da un esperto strategico. Allora mi chiedo, faccio un esempio concreto, una mia amica, detto che il marito ha degli attacchi di panico ogni volta che deve andare dal medico e deve entrare in ospedale, per cui ha proprio delle invalidità nella vita quotidiana, quando deve portare il bambino dal pediatra, pur se non c'è, quando ha partorito ad esempio lui non c'è, perché solo passare in una corsia e vedere la fievo è invalidante. Allora, per me, sapendo che voi esistete e volendo consigliare a questa persona di incontrarvi, quali sono le parole che uno può usare per aiutarlo in questo caso, non io, ma per portarlo ad iniziare una terapia strategica, che so, risolutiva? Beh, allora, di solito il marketing diretto non funziona mai. È una legge anche della pubblicità. Oggi sappiamo che la promozione diretta è molto meno efficace della promozione indiretta. Quindi, di solito le persone, quando hanno un disturbo, sono le prime loro a cercare informazioni e bisogna aspettare che siano loro a chiederlo. Mai proporlo. Una cosa proposta crea subito resistenza. Quindi tutt'al più si può evocare la loro richiesta, ma mai proporre direttamente. Quindi la prima cosa è ciò che si deve evitare di fare, ovvero proporre direttamente, ma perché non ti fai aiutare da queste persone che sono esperte? Questo crea molta più resistenza che collaborazione. Quindi meglio non fare lì? Si può far parlare la persona e poi chiedere cosa ha cercato di fare finora per risolvere queste cose, sarà la persona a dire se ha fatto qualcosa o non ha fatto qualcosa, poi magari si può dire, magari ci si può informare meglio su quelle che sono le offerte terapeutiche e si deve fare in modo che la persona ci arrivi da sola. Se ce lo vuoi far arrivare sembra una forzatura. E i pazienti fobici ossessivi non sono così fiduciosi, sono diffidenti, ma vale un po' per tutti noi. Pascal dice: ci si persuade da soli, si fa prima meglio. Se qualcuno ci vuole persuadere, resistiamo. Quindi dobbiamo fare in modo che una persona ci arrivi attraverso le sue scoperte, senza che glielo diciamo noi direttamente. Poi c'è l'aggravante che nel caso in cui questa persona da sola voglia tentare la terapia che poi finisce nelle mani del psicanalista, lì aspettiamo 10 anni per che si accorga. D'accordo. D'accordo, però siccome oggi per fortuna l'informazione corre su tanti canali, non è più come 30 anni fa quando io ho cominciato a fare questo lavoro che, come dire, c'era l'omissione totale, non si doveva far sapere che si poteva curare in tempi brevi la maggioranza di disturbi psichici e comportamentali. Oggi per fortuna non è più possibile bloccare la comunicazione di massa e questo quindi permette di fare sì che le persone siano invitate a scoprire cosa gli le può aiutare invece che dirglielo direttamente. Funziona molto di più. Grazie. Laggiù. Microfono.
volevo dire che prima di arrivare qui io ero convinto che il panico era un'esagerazione dell'ansia, non essendo esperto. Invece ho capito che è tutt'altra cosa, è legato alla paura. E quindi diciamo qualche consiglio a livello preventivo, perché diciamo, nella vita di una persona ci sono sempre momenti di tristezza, un po' di depressione, un po' di ansia, tutte queste cose che passiamo tutti. Per non arrivare all'attacco di panico, una persona cioè, può fare qualcosa o normalmente deve poi ricorrere a risolvere il problema dopo? Cioè c'è un consiglio preventivo? Sì. Perché tanto tutti abbiamo ogni tanto problemi, momenti di gioia, momenti di tristezza. Beh, sono legati cioè, da attacchi di panico a qualche avvenimento oppure cascano in testa la persona così? Allora, come ho cercato di spiegare, l'attacco di panico è l'effetto finale di una costruzione progressiva, e la costruzione progressiva è rappresentata dal fatto che la persona comincia per una ragione o per l'altra, e più delle volte in modo casuale, non causale, a dubitare del proprio star bene, del proprio funzionare bene a livello mentale. Comincia a controllare queste cose e comincia a sentire che funzionano sempre meno bene, perché è proprio il suo controllare che le altera, ne altera la spontaneità. Poi comincia a evitare le situazioni dove questo si può presentare, chiede aiuto, e il proseguire di questo copione applicato per qualche mese fa giungere al primo attacco di panico. Allora, se noi vogliamo fare una prevenzione, la prima cosa che dobbiamo far conoscere alle persone è che devono evitare di evitare tutto ciò che la vita gli propone. Ogni qualvolta cominciamo a ritirarsi, a rinunciare, stiamo cominciando a mettere un fertilizzante speciale sulla pianta della paura patologica. Balzac, il grande autore teatrale, scrive: la rinuncia a un suicidio quotidiano. Ogni volta che rinunciamo a qualcosa cominciamo a mettere in pratica un suicidio quotidiano. L'altra cosa che le persone devono tenere a mente è che chi fa una cosa in prima persona si convince di essere in grado di farla. Se la fa attraverso l'aiuto di qualcun altro, avrà sempre il dubbio che se l'avesse fatta da sola non ci sarebbe riuscito. Quindi, se volete che i vostri figli o le persone più vicine a voi crescano evitando di strutturare un disturbo fobico, bisogna fare in modo che i loro ostacoli imparino a superarli in prima persona senza l'aiuto. Bisogna saper osservare un bambino che fatica, sente dolore, piange per superare qualcosa. Come si suol dire, senza dolore, lacrime, sangue, nulla si costruisce. Purtroppo siamo in una società dove non è un caso che il disturbo da panico ha provato negli ultimi anni dei picchi epidemici, perché costruiamo dei figli sempre più deficienti. Ma badate bene, termine difficile dal latino, mancanti, mancanti di esperienza che gli fa avere fiducia nelle proprie risorse, perché le famiglie occidentali, cresciute nel benessere, cercano di spianare la strada sempre più possibile ai figli. E se noi non creiamo loro gli ostacoli che gli fanno avere fiducia nelle loro capacità superandoli, siamo noi che li deficientizziamo. Ma del resto non è solo la famiglia, la società che è protettiva. Cioè, si cerca di tamponare qualunque cosa possa accadere, non di insegnare alle persone a evitare di cadere nelle trappole. E per quanto si possa essere bravi a tutelare una protezione sociale, non arriveremo mai a proteggere da tutto. Ma anche se ci riuscissimo, avremmo prodotto degli incapaci di fronteggiare i problemi. Quindi le prime due prevenzioni sono queste. Grazie. Si dice: una società che vuole tutelare dei soggetti autonomi capaci dovrebbe creare almeno un problema al giorno a ognuno di loro. In famiglia cominciate, create un problema al giorno ai vostri figli.
Buonasera intanto. Tendo a non fare le cose che mi fanno paura, tendo ad aspettare l'aiuto di qualcuno, ma non so chiedere aiuto e quindi rinuncio, e tento per quanto posso di controllare le mie emozioni fino a quando poi in realtà non ci riesco, quindi vado nel panico. Fortunatamente non mi è capitato tante volte, ma come dire, insomma, è una sensazione spiacevole che passa, per quanto mi riguarda, fondamentalmente attraverso il respiro. La mia sensazione è quella di non riuscire a respirare. E credo di non essere ancora in grado di affrontare da sola almeno quello che lei ha spiegato questa sera. E adesso mi trovo in un punto che invece voglio uscire da questa trappola. E devo chiedere aiuto o devo sforzarmi di farcela da sola? Allora, va di bene, la sua domanda è veramente importante, ovvero chiedersi quando è che è inevitabile chiedere aiuto. In un mio testo di più di 20 anni fa trattavo questo argomento. Vedete, per me le persone dovrebbero andare da un terapeuta solo quando la situazione è diventata invalidante, ovvero quando la buca che si sono scavati sotto i piedi e nella quale sono cadute è così profonda che non possono uscirne da soli, ma hanno bisogno di chi gli dia una mano, di chi addirittura gli lanci una fune e li tiri su. Quindi questo significa, se la sua situazione è giunta al punto da invalidarle la vita, allora ha bisogno di aiuto. Se è giunta a invalidarle solo alcuni aspetti della vita, ma quelli gli invalida, ha bisogno ancora d'aiuto, perché la prima descrizione è quella da forma severa, la seconda è quella di una forma media. Se invece, per quanto sofferta, questa situazione non la invalida in nessuna situazione, sebbene lei debba fare fatica per affrontare le cose, allora può fare da sola. Quindi, da quello che mi ha detto, credo che lei non rientri nel primo caso, ok? Però mi permetta di darle un piccolo suggerimento, semplice semplice, e di trattare l'argomento di quando si costruisce una paura relativa al proprio respiro. Noi esseri umani evoluti abbiamo perso il contatto con la funzionalità spontanea del nostro organismo e molto spesso la alteriamo senza rendercene conto. Vi faccio l'esempio più evidente, con una domanda. Quando voi sentite che vi manca l'aria, cosa fate? Inspirate, no? Perfetto, non c'è niente di più sbagliato. Perché se mi manca l'aria e voglio prendere aria, prima devo svuotare i polmoni dell'aria intossicata qua dentro. Quindi io prima devo soffiare, poi inspirare. E l'ispirazione non deve essere mai troppo forzata, perché questo mi crea un eccesso di ossigeno che entra e anche se ho i polmoni già vuoti, mi dà una sensazione che arriva alla testa come di dispnea e fa venire un po' di vertigine. Ma se poi io non ho sputato fuori prima l'aria e la tiro dentro, crea un cortocircuito e l'aria che entra spinge su quella che esce su quella che entra, finché mi sento che mi manca veramente il respiro. Vedete, è un meccanismo fisiologico alterato da un senso comune del mi manca l'aria, devo prendere aria. Ma io non posso prendere aria se non ho prima creato il vuoto dove l'aria deve entrare. Se c'è un pieno, due pieni che si scontrano, creano un cortocircuito. L'aria che deve uscire, l'aria che deve entrare. Ora, molto frequentemente chi soffre di questo problema lo risolve semplicemente rieducandosi
a espirare prima e inspirare dopo. Io di solito suggerisco un piccolo esercizio. Lei quanti anni ha? Posso essere scortese? 50. Quindi la prossima torta del suo compleanno avrà 51 candeline. Sono belle tante, eh? Allora, lei ha una bellissima maglietta con una scritta che contrasta quello che lei ha detto, perché la sua maglietta recita Play Life, che sarebbe gioca con la vita, rischia. Okay. Bene. Allora, se lei immagina la sua torta del prossimo compleanno e per un attimo la visualizza e visualizza lei che spenge le 51 candeline, come fa? Soffia profondamente, vero? Io sono sicuro che se ora gli mettessi la torta davanti, lei ne spenge 5, non 51, perché è sempre a prendere aria e non è più abituata a soffiare fino a svuotare tutti i polmoni. Allora, di solito io dico a queste persone, durante l'arco della giornata si esercita a immaginare la torta con 51 candeline e soffi fino a quando sente che proprio si svuota tutta la parte dei suoi polmoni bassa. Poi inspiri dolcemente, senza forzatura. Se si fa questo, bene, si rieduca dopo un po' il nostro organismo a funzionare come deve funzionare. Però non le sto dando la terapia, questo è un esercizio di suggerimento, perché se lei ha già giunta l'invalidazione ha bisogno di un aiuto. Ok? Bene. Grazie. Allora, ritengo che l'ora si sia fatta tardi e tutto voglio meno che tediarvi, perché non c'è niente di più fastidioso di un relatore che non sa finire, perché inchioda il pubblico ad ascoltarlo e anche se ha creato sensazioni positive finisce per trasformarle in negative, e questo è proprio lontano da me. Mi piace concludere dicendovi, come abbiamo iniziato, non c'è nulla che fa più paura della paura, ma non c'è forza più grande della paura. Pertanto la paura va accettata, utilizzata, e come risorsa si spinge a fare tante cose in più e tante cose meglio. Abbiamo trattato di come la paura diventa panico e abbiamo anche trattato di come si può destrutturare quel suo strutturarsi come forma di patologia. Però ricordatevi, la paura in sé non ha niente di patologico, è la cosa più sana che esiste. Quindi guai a voler combattere la paura. Facciamoci guidare dall'idea epicurea che la natura non va forzata, va persuasa a fare le cose in meglio. Grazie a tutti.